Un ringraziamento a tutti quelli che mi seguono e che sono diventati in questi giorni 2000. Cosa che mi fa piacere perché non si tratta di un canale, come dire, piacevole, facile, insomma, leggero, che fa ridere, che diverte, insomma, non è tutto questo. Ho ricevuto tra i commenti ultimi uno che mi ha fatto particolarmente piacere, nel senso che ha usato un aggettivo che mi è piaciuto molto, che era la prima volta che sentivo, e ha definito questo canale, insomma, insieme con altri due aggettivi che non dico, lo ha definito amichevole. E questo mi piace, perché sapere di essere amichevoli è una bella sensazione, insomma, no? Cioè, dà l'aspetto di stare bene in compagnia. Se si è riusciti a creare un luogo dove si può stare bene in compagnia, in questo spazio, come dire, in questo spazio particolare che è anche YouTube, la rete, insomma, con tutto quello che succede, dove si vive a spintoni, dove ci si critica, dove si aggredisce, insomma, dove succede un po' di tutto, si cerca di stupire, si cerca di fare delle bravate attraverso le quali mettersi in evidenza, eccetera. Insomma, si riesce a creare un luogo amichevole, insomma, dove qualcuno può sentirsi a proprio agio in casa di amici. Tralasciamo di dire cosa è diventata l'amicizia, come si nasconde oggi dietro il termine, la parola amicizia, insomma, dove tutti sono amici, ma dove nessuno in realtà è amico, insomma, no? Cosa si sogna, cosa si pensa dell'amicizia, poi cosa si riesce a realizzare nella vita con gli amici. Quanti amici si hanno veramente, insomma, cosa si riesce a dire di noi, come. Comunque, creare un luogo dove, insomma, magari qualcuno che è solo, qualcuno che voglia di rilassarsi, ma non senza pensare a niente, magari sentendo delle parole, insomma, delle parole che abbiano un senso, un significato. Dove sentirsi, come dire, bene in un mondo che invece spesso fa sentire soli, ci fa sentire in ansia, ci pone problemi, no, ci fa sentire a volte inadeguati, eccetera, tutto quello che volete. Quindi, insomma, se è un luogo dove si può essere questo clima di amicizia, ma nel senso di mi piace proprio la parola amichevole, insomma. Un luogo rilassante, insomma, che può essere rilassante, che si fa sentire bene. Allora questo fa piacere, anche se in realtà le persone che provano questo potessero essere anche soltanto due o tre, insomma, no? Fare qualcosa per qualcuno che poi sta bene in tua compagnia fa comunque piacere. Siete invece un po' di più perché 2000, appunto, si sono iscritti a questo canale e senza che me l'aspettassi, insomma, tra l'altro 500 di questi sono iscritti negli ultimi 5 mesi praticamente, quindi mi fa ancora più piacere perché vuol dire che c'è un po' una crescita, insomma, nel senso che arriva un po' di più anche dove no, non è arrivato, insomma, e il fatto che chi magari ci arriva senza aver mai fatto nessuna promozione del canale, non ho mai scritto iscrivetevi, non ho mai invitato nessuno a iscriversi, insomma, non ho mai fatto scambi di, insomma, quelle cose che spesso vedo fare, insomma. Quindi, insomma, chi si è iscritto liberamente, non so come ci è arrivato, insomma, così, ma poi ho visto che alcuni si sono affezionati, insomma, no? E spesso mi commentano anche parecchi video, insomma, quindi vuol dire che c'è qualcosa, insomma, che è un luogo dove probabilmente stanno bene, perché sennò sarebbero già fuggiti, insomma.
E quindi questa per me è una gratificazione, insomma, cioè anche un motivo per andare avanti, per continuare, insomma, per quanto possibile, per continuare su una linea, insomma, che ultimamente è andata più evolvendo verso le letture integrali, insomma, no? Verso i romanzi, i racconti, insomma. E quindi anche così, insomma, non è anche più difficile, perché insomma è difficile tenere l'attenzione su video così lunghi, no? Questo scoraggia soprattutto i più giovani, insomma, no? Però io penso che ci sia bisogno, l'ho già detto forse, insomma, ci sia un momento particolare dove gli audiolibri possono avere un loro valore, insomma, un loro motivo di essere, più che non magari in altri motivi, in altri momenti, per varie ragioni. E quindi, come dire, poter rendere ascoltabili determinati libri che magari non sono mai stati letti o che si trovano magari solo a pagamento, non lo so, insomma, poter rendere ascoltabili a tutti, perché penso che poi la cultura deve essere un bene prezioso, gratuito, accessibile a tutti. Quindi, insomma, e quindi poter rendere ascoltabili, insomma, cercando di leggere in maniera il più possibile espressiva, che vuol dire in maniera un po' partecipata, insomma, no? Senza quel distacco così, che a volte viene anche richiesto, ma io credo che quando si legge qualcosa bisogna sentirlo, cioè si legge quello che si sente, se no non lo si legge. E quindi cercando di comunicare anche attraverso la voce quello che anima, insomma, il sentimento che muove alla lettura o che è mosso dalle parole che si leggono. Si è andato spostando su questa linea, insomma, verso l'audiolibro. Non so se è bene o male, ma sento che il momento è un po' favorevole anche a questo, insomma. Su questa linea, per esempio, così, insomma, una cosa che mi piacerebbe, carina, insomma, carina, insomma, una cosa che mi piacerebbe, nella fantasia, perché è difficile da realizzare in pratica, potrebbe essere quella di creare, per esempio, un gruppo che si distribuisce anche un po' dei compiti, insomma, nel senso che è un gruppo omogeneo il più possibile, che quindi si trova, si incontra magari personalmente, le prime volte, questo io, e che stabilisce delle linee su come muoversi, intanto un'impostazione un po' uniforme, insomma, no? Di cosa intendiamo per leggere in maniera espressiva, insomma, dei testi, e quindi cercare di trovare un modo uniforme il più possibile di leggere. So che non è possibile trovare un modo assolutamente uniforme, ognuno ha la sua cosa, ma insomma di cercare di assimilare insieme un certo stile, insomma, una modalità. Insomma, magari che si riconosca anche, non so. E poi magari di distribuirsi un po' delle letture che possono essere fatte in tanti modi, insomma, per nazionalità, per tipo di letture, per genere, insomma, comunque, insomma, distribuirci le letture in modo da offrire una gamma il più ampio possibile, e poi per metterci anche d'accordo eventualmente sui mezzi da usare, insomma, no? Sulla qualità audio da dare a queste letture. Insomma, concordare, cioè, sarebbe bello creare un piccolo gruppo, insomma, che possa ampliare, aumentare la gamma di proposte, insomma, di audiolibri che vengono fatti, no? Quindi anche di far sentire voci diverse, con scelte anche diverse, però sempre, secondo me, scelte che dovrebbero essere fatte all'interno di una letteratura di qualità, insomma, no? Di libri che abbiano un certo spessore, insomma, di varie epoche, tutto quello che vogliamo, ma insomma che abbiano un minimo di
di spessore dal punto di vista della letteratura. Sarebbe una cosa che mi piacerebbe, rimane un po' così, insomma. Ho la coscienza che sarà difficile da realizzarla. Se qualcuno ha voglia, insomma, la mia disponibilità c'è, cioè, e ci si potrebbe organizzare, insomma, in qualche modo, anche trovare fisicamente, insomma, in un gruppo a discutere, insomma, per un giorno, 2 giorni, 3 giorni, mettersi d'accordo sugli strumenti da usare, sulle modalità, sulle tecniche, imparare anche eventualmente per quelli che hanno più difficoltà a usare un programma audio, che so io, insomma. Quindi, insomma, indirettamente faccio una proposta. E la proposta è questa: se qualcuno ha voglia di creare, insomma, di contribuire a creare un gruppo di lavoro per leggere audiolibri in modo tale da postarli su YouTube, di renderli accessibili gratuitamente a chiunque ne voglia fare uso, al di là di qualsiasi, come dire, di qualsiasi ritorno in termini economici, ma con il piacere, insomma, no, di allargare un luogo di ascolto, che possa essere anche amichevole. Sentiamoci, parliamone, insomma, magari incontriamoci, no, non lo so, insomma, insieme, più persone da qualche parte, insomma, e elaboriamo un progetto, insomma.